eccoci qua, Londra. Il circo è stato un successone a Parigi, così i nostri amici sono andati... Guardami! Sono un mimo! Dio mio, perché non lo buttate giù dal treno? Perché non lo ammazzate? Bla bla bla! Alla fine i mostri hanno lasciato Parigi! Chi l'avrebbe mai detto? Sono andati nella città successiva, che era Londra. Re Julian, mi sa che è la città sbagliata. Cosa? Non ti sento, sono un mimo! Certo! Dove ero rimasto? Ah, sì! Quella è Roma e quella è Pisa. Re Julian, è sbagliata anche quella. E così? E anche quella. Oh, ma dai, è così poco professionale! Sì, ma infatti, sei poco professionale, fai schifo! Devi provarlo! Dio mio. Il circo è andato bene a Parigi. La tappa successiva è stata Londra. Molto bene. Bene, mostri. Adesso siamo a Londra. Mostri. E a Londra tutti hanno bisogno di una cosa. Un ombrello. Eh beh, certo, perché fa un tempo di merda. Marrone. È molto importante. Non chiedetemi perché. È top secret. Guarda, ho smesso di chiedermelo tempo fa. Non c'è niente più patatine alla francese? Oh no! Spero che morirai di fame, Julian, allora. E cosa hanno a Londra che posso farmi portare dai mostri? Ma io che cazzo ne so? Chi cazzo è mai stato a Londra, Julian? Non so prima che torni. Guarda, magari. Più importante, Maurice mi ha detto che c'è una nuova bevanda allora, una roba che si chiama... giusto nuova. Ma magari è nuova per lui, giustamente. Ieri di te londinese, potrei invitarti. Spero che ti ci affoghi. Te che ho deciso di dare il mio onore. Già. Andate, portatemelo. Spero che ti ci affoghi col tè, Julian. Allora, Marty, dove lo troviamo il tè? Bella domanda. Ah, mi scusi, signore, che sembra un italiano, un francese e ora anche un londinese. Londra, Melman, il Tamigi, il Big Ben, Buckingham Palace. Tutta roba molto noiosa. Smog, traffico, una strana ossessione per il calcio. Grazie, Melman, di aver fatto... proprio un sudo di Londra. E stavolta ci sono stato a Londra, quindi so dirvi effettivamente se alcune di queste cose ci sono o no. L'ombrello marrone è qui dentro. Io come ci entro? E questo cos'è? Ah, è la teiera? Sembrava una macchinina, sembrava un palloncino, anzi. Sapete che a Londra la maggior parte delle cabine telefoniche che ci sono c'è dentro piscio e nient'altro? Non c'è neanche più la cornetta del telefono perché... fanno schifo? Però non mi ricordavo di aver visto degli alberi fluorescenti viola a Londra. È così pittoresco. Ah, oh, Mortino! Io stavo giusto per dire... oh, guarda, i vicoli di Londra dove anche qui ti rubano un rene. E anche nei vicoli bui ci sono le cazzo di cabine del telefono. Ah, eccolo lì, Mortino. È stato facile questa volta, eh? Boom, hey! Questa volta rispetto alla Francia è stato molto facile. Lemule a Londra. Mortino è dappertutto. L'abbiamo trovato dappertutto. Comunque, nel caso i londinesi avessero bisogno di fare delle telefonate, di sicuro telefoni in giro ce ne sono. Addirittura davanti agli alberi. Oh, ma guarda, la metropolitana è chiusa. Non basterebbe saltare qui per entrarci. No, 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 no. Poi, mi sembra di capire che i londinesi siano un po' piccolini, eh. Cioè, mi sembra un po' basso questo tettuccio, non vorrei dirlo. Oh, ma guarda, c'è una piccola rampa che giusto giusto ci porterà qua sopra. Quanto ci fai? Crum! Wow, molto utile. Non era molto meglio fare una piccola scala o che ne so, qualcos'altro? No, no, no. Una rampa per saltare qua sopra. Ma poi scusami, a Londra le finestre sono sottoterra? Ah beh, si sa che i londinesi hanno dei gusti strani. E in tutto ciò ci rimane ancora da trovare le teiere. Eccone qua una. Ed eccone due nei quartieri bui, dove qua non solo ti rubano un rene, ma ti rubano anche la retina. Guarda, è tutto buio. Guarda, l'oscurità avvolgeva Marty qui. E in tutto ciò ci rimane ancora da capire come salire là sopra ed entrare qua dentro. Guarda, sono abbastanza sicuro che dovrò fare un giro
inculato, ma proprio di bestia, per riuscire ad entrare. Come sempre, fontane, fontane ovunque. E per ogni luogo del mondo in cui siamo stati, le fontane sono tutte maledettamente uguali. Perché sforzarsi di fare qualche modello diverso quando puoi copiare e incollare tutte le fontane del gioco? E in tutto ciò siamo solo con Marty adesso. Dove diavolo è finito Melman? Comunque ho già visto più o meno dove devo andare. Là c'è un filo e ci dovremmo muovere da lì. Ok, ho girato tutto. Dove diavolo devo salire io? Guarda, sono tornato al punto di inizio. Dove cavolo devo andare? Melman, dove diavolo ti sei andata a infilare? Santo Dio, ecco perché è ribloccato su un cavolo di paletto. Ok, qua c'è un palloncino. Oh, finalmente abbiamo trovato la nostra strada. Melman? Ecco, è ancora bloccato da qualche parte, inculato a Londra. Forza Marty, andiamo dai. Dopo che mi sono perso a Londra, finalmente possiamo proseguire. E spero che sarà facile. Oh, attenzione. Ah, che se qua fai un salto un po' più lungo di quanto non devi, finisci dove non devi. Eccomi qua. Oh, rompiamo casse come se non ci fosse un domani, come al solito. E finalmente, tadan, eccoci sopra. Ma cosa serve tutta questa roba di Julia? Non lo so, Melman. Neanche io. Prima lo troviamo, prima ci lascerai in pace. Prima ci leviamo le missioni di Julian dalle balle, meglio è. Ok, come si prosegue? Saltando sopra queste piccole tendine. Ecco fatto, molto semplice e molto elegante anche. Ecco qua, bloom, bloom, bloom. Melman? Sì, Melman. Marty? Ah, è sceso lui. Oh, una teiera. Fatto, basta con la lista di Julian. Oh, meno male. E Julian è a posto. Ora, vedendo già dove sono tutti i palloncini per tutti, santo cielo, che giri di merda che dovrò fare su sti tetti. Allora, iniziamo con Melman. Allora, come sta andando questa cosa della corda, Melman? Beh, ho ancora un po' paura dell'altezza e di ballare, ma a parte questo, va bene. Va bene, non sono due cose che per forza devono essere collegate, Eccoci qua, saliti. Cos'è? Ah, è un montacarichi. Ok, quindi qua facciamo arrivare Marty. E Marty ora può salire. Tiè. Sempre molto comodi i montacarichi messi qua in giro per tutto il mondo a caso. Allora, con calma. Dove devo andare? Ah, ecco. Aspetta che ti apro la via. Melman, io dico di mollare Julian alla prossima fermata. Sì. Oh, non è così male. Sì che lo è. Potente, fastidioso e... Ok, sì, potrei starci. Grazie. Abbandoniamolo in mezzo all'autostrada, ti prego. Allora, dove dobbiamo andare io e te, Marty? Credo qua sotto. Credo, ma non ne sono sicuro. E infatti non dovevamo andare qui. C'erano solo i palloncini. No, seriamente, dove devi andare tu, Marty? Vabbè, intanto facciamo andare Melman. Magari da Melman poi capisco come far passare Marty. Ho paura che scendere qui possa essere uno sbaglio. Ho paura che da qui non ritorno più su, però è l'unico modo per proseguire, quindi. Starnutito sulla macchina, mamma mia. Cattiveria. Andiamo molto d'accordo ultimamente. L'ho già detto, sono 500 volte. Al giorno. Ah, ecco come stavo dicendo. Aumenta il buco. Oh, non ho... Marty, puoi venire ad aiutarmi? Sì, ma come? Non lo so. Ah, l'ho visto. Madonna, no, devo rifarmi tutto il percorso ora. Però ho visto dove dovevo andare. Eccolo qua dove dovevi andare, Marty. Nascosto nella parte di Melman c'era una piccola rampa per te. Oh, finalmente. Ecco qua. E ora Marty, con le tue gambe da zebra forzuta, puoi spostare questa macchina. Mi. Ah, fermo. Prima che ti schiaccia la macchina. Allora, tu di qua
E passando da questa parte, dove arrivi, Marty? Da questa parte, ottimo. Pensi che quei pinguini sappiano cosa fanno? È meglio non chiedere. Sì, esatto, anche perché alla fine, nonostante probabilmente non sappiano cosa fanno, il risultato lo portano a casa. Julian no. Julian alla fine di tutto non completa mai nulla. Un po' come questo gioco. No, no. Ah, ok. Pensavo di essere finito in un mezzo muro invisibile. Ok. Non avrei sopportato l'idea di rifarmi tutto quanto, lo ammetto. Dai, ci siamo quasi. Siamo quasi arrivati all'obiettivo. Forza, Melman, ti prego. Resisti ancora un attimo. Più che Melman dovrei resistere io ancora un attimo. Sono io che sto facendo questo gioco, non loro. Loro sono solo dei meri strumenti nelle mie mani. E uno è arrivato. Quello ha espulso anche i polmoni, mi sa. Ah, guarda, può essere, ma a questo punto... Marty, pensi che ci sentiremo ancora a casa a New York? Secondo me no. New York, ma non puoi togliere New York all'animale. Guarda, io ti dico invece... Sì, puoi togliere New York da un animale. E sai che ti dico, Marty? Tu eri già fuori, vaffanculo. Fammi lo shortcut e vai a prendere la nostra vittoria. Ecco, tieni. È un bel ombrello quello che avete portato. Mi sento già più asciutto. E là, mostri, Re Julian ha deciso di dare un tè e di invitare tutta la mondra che conta. Ti odio. Il padrone di casa, cioè io. Quanto mi stai sulle palle, Dio mio. Voi mostri, dovete solo... Io credimi, non vedo l'ora di finirla sta serie per non sentire mai più Julian. Mai più. Per non doverti mai più sentire dire le tue stronzate, Julian. Mai più. E andiamo a dare gli inviti, allora. Ah, direttamente nella cassetta delle lettere. Porca miseria, ma no. Sì, certo. Come dire che tutti gli londinesi abitano davanti alla strada in mezzo a Londra e hanno tutti la cassetta delle lettere davanti alla strada. Bello. Cosa c'è qui? Oh, grazie. Beh, non che me l'aspettavo di trovare del tempo extra io, però ben accetto. Potrei anche, ti giuro, potrei anche andarmene. Starmene fermo al, come cavolo si chiama, al, al punto di start e non fare nulla pur di far finire questi minigiochi. Eppure, guarda, stiamo perdendo. Abbiamo già perso quanto? 4 secondi per sta stronzata? Quanti secondi abbiamo perso? Troppi. Anche dentro i ristoranti lasciamo gli inviti, certo. Questo come... No, scusami. Come fa a entrare una persona dentro quella porta e come può essere quella porta così storta? Santo cielo, i londinesi e i loro gusti strani. Ah, chiamerò così questo episodio. Lo so già. Pam pam. Ma Gloria ha fatto anche lei 12 punti? Come e quando mi ha raggiunto? Che era a 4.